parole del Vangelo di Luca, dove il Signore Gesù ci esorta, esortava i suoi ed esorta noi oggi. Allora Gesù rispose che c'era un padrone di casa, il quale disse al servo: esci subito per le strade e per le vie della città e conduci qui i poveri. Sentiremo un ritornello di un canto molto semplice che ci aiuterà a vivere questo gesto già in un clima di spiritualità. Signore, ecco che Rosario varca la porta del suo cuore per uscire verso le strade di questa regione dove tu vuoi che lui vada, dove tu vuoi con lui tutto il rinnovamento. Signore, ecco Sara, anche lei desidera offrirti il suo sì, questo quadriennio, così come fa Antonio, così come fa Alessandra, così come fa Giovanni. Ti consegniamo da subito le loro vite, le porte dei loro cuori si spalanchino e ti chiediamo di custodirli, di benedirli, di ungerli e di far sperimentare loro che la tua grazia dura sempre. Le porte apriamo, le porte ci vede come protagonisti sulle scene di questo mondo, di andare nei crocicchi delle strade, e abbiamo un programma ben chiaro, ben preciso, che ci viene dal cuore della Chiesa, e questo programma sono le opere di misericordia corporali e spirituali. Ad ogni diocesi è consegnato questa mattina, attraverso le mani del Comitato regionale, alcuni di questi impegni. E mentre loro passano, questi coordinatori diocesani, chiediamo anche noi, già da subito, che si apra la porta del nostro cuore, perché possiamo diventare collaboratori. Allora chiediamo alla diocesi di Tursi Lago Negro di passare, di varcare la porta, mentre il comitato gli consegna le opere di misericordia, dar da mangiare agli affamati, consigliare i dubbiosi e seppellire i morti. E come segno visibile il coordinatore diocesano va verso gli ospiti e consegna il libretto come segno di accoglienza a questa giornata. Chiediamo alla diocesi di Tricarico di impegnarsi in quest'anno, di dar da bere agli assetati, di insegnare agli erranti, agli ignoranti, e di pregare Dio per i vivi e per i morti. Di Acerenza, di impegnarsi nel vestire gli ignudi e di ammonire i peccatori. Chiediamo alla diocesi di Potenza, Muro Lucano, Marsico Nuovo di consolare gli afflitti e di alloggiare i pellegrini. Chiediamo alla diocesi di Matera di visitare gli infermi e di perdonare le offese. Si unisca la diocesi di Melfi, Racolla, Venosa, visitare i carcerati e sopportare pazientemente i molesti. Vi chiediamo adesso di alzarci tutti in piedi, e mentre l'animazione della preghiera
preghiere del canto si preparano ad introdurci in maniera ancora più carismatica in questa giornata. Cantiamo anche noi, che apriamo tutti insieme la porta, perché da soli è meno faticoso e c'è più gioia. Si stanno aprendo per tanti di noi già da adesso. Si è squarciato questa colta e ti farà vedere lo splendore dell'amore che c'è per te. È il cuore di Gesù che è già aperto ed è una fonderia dove ti chiede di entrare, Signore. Tutti quanti noi, così sia per tutti quanti noi alla fine di questa assemblea, ma già da adesso il 50% di noi stanno entrando in questo cuore e le lacrime di conclusione, di amore, di ardore che stanno venendo sono il segno che questa porta è aperta e noi ci tuffiamo in questo cuore che fonde tutte le nostre morti, tutte le nostre conclusioni e fa rinascere in noi una gioia
viscerà la gioia viva che ci sta prendendo tutti. Così sì, così è già per tanto. Capite? Già dal prossimo canto la forza viva di lodare colui che è davanti a noi, colui che è debole, colui che nel battesimo è percepito come dono dell'eternità. Nessuno è senza nulla e nessuno con noi vediamo la pace che abbiamo noi. Quella pace sta scorrendo come fonte su tutti quanti, su tutta la sede, perché Gesù è il re di questo mondo, il re di Gesù. La morte, cara, non ci sono più, non stiamo da sperimentare, siamo più lì, loro, benedizione. Tu sei veramente il re che conquista dal nostro bene, i nostri cuori. Alleluia, loro, benedizione. Perché sei il re dei re, Gesù. Lodiamo, perché sei il re dei re, perché dimostri a noi e ai nostri poveri uomini, al nostro cuore, lo tocca. Perciò ti lodiamo, Gesù. Sei bello, sei amico, sei santo, ti occupi della nostra liberazione. Per questo ti loda ogni creatura e noi battezzati con gioia più grande ti benediciamo, Gesù, ti benvenuto, Signore, con questo cuore aperto, con questa porta sforzata e caldo veramente il tuo petto, lo petto sforzato per ciascuno di noi, soprattutto per chi soffre nella pena. Alleluia, benedizione, questa tua pace scende, venga come forte di risponere per ciascuno. La tua pace, Gesù, benedetta, la tua pace che attenda a me. Amen. Contemplare con gli occhi della fede questa luce che irrompe nelle tenebre, questo sole di giustizia che dissipa le nebbie della nostra vita, i timori della nostra esistenza. Padre misericordioso, donaci la certezza nel cuore che nessuna tempesta, nessuna tribolazione, nessuna persecuzione, nessun dolore è più forte o più grande del tuo amore, della tua misericordia. Padre Santo, metti per mezzo del tuo Spirito la certezza nel nostro cuore che questo dono è oggi per noi un dono di salvezza, che questo dono l'hai preparato proprio per me, per la mia vita, per la vita della mia comunità, della mia famiglia. Irrompe il sole di giustizia, la luce santa di Dio, e nessuna tenebra, nessuna nebbia si dissolve in oscurità quando la tempesta, quando la tempesta arriverà, anche dovesse arrivare questa tempesta. Oh,
Il figlio esclama: ho peccato. E cosa fa il padre? Oh, davanti al padre ho peccato, mamma mia. Il padre prende un bastone, no. Gli tira uno schiaffo, no. Gli si getta, non ho sentito, al... Ah, dunque il figlio dice: ho peccato. E se ci pensate, questo è proprio un frutto della giustizia. Riconoscersi peccatori è anzitutto un fatto e un atto di giustizia verso se stessi, ma è anche un atto di amore verso se stessi. Vedete, spesso noi parliamo di pace interiore, quella pace che cerchiamo, la nostra anima, anche Agostino dice: il mio cuore è inquieto finché non riposo in te. Io credo che il coraggio di riconoscersi peccatori non sia solo un fatto di giustizia nei confronti di se stessi, ma un grande atto d'amore, perché nel momento in cui tu ti riconosci peccatore, in quel momento che tu senti che Dio ti soffoca con l'abbraccio, e allora trovi pace, è bellissimo. Ma se tu non ti riconosci peccatore, questo abbraccio di Dio non lo senti, gli impedisci di abbracciarti, vattene via, lontano da me. Riconoscersi peccatori, capite perché Dio va oltre la giustizia, la misericordia oltre. E il fatto che la giustizia sia condizione della pace, se ci pensiamo bene, non è una verità valida solo a livello sociale, politico. La pace sgorga sempre dalla purezza di un cuore toccato dalla misericordia. Un cuore puro non è solo un cuore toccato dalla misericordia, ma è quel cuore che viene toccato dalla misericordia, cioè abbracciato quasi in modo soffocante dal Padre, perché ha avuto il coraggio di dire: sono peccatore. E i miei peccati sono A, B, C, D. E il padre si getta al collo del figlio, Dio ci abbraccia. A me piace dire che Dio ci tocca. Oh, caspita, se no cadiamo in uno spiritualismo che non ha... Ci tocca. Ma di idee concrete, meravigliose per questo nostro mondo. La nostra fede non è fuga dalla realtà. Voi non siete venuti qui per fuggire dal mondo e trovare misericordia. Siete venuti per ricevere misericordia e assumere, trasfigurare il mondo che manca di misericordia. La fede non ci rende bacchettoni come qualcuno vorrebbe, la fede ci rende uomini veri, la fede non ci rende uomini diminuiti, ma migliorati. Non possiamo essere balbuzienti, la misericordia non si può balbettare, della misericordia se ne deve fare una confessione pubblica, una confessione aperta. Questa nostra fede in questo Signore Gesù che combatte e vince la morte, che squarcia il suo cuore perché noi possiamo ricevere misericordia, deve essere una fede che seppure umiliata, che seppure combattuta, che seppure banalizzata, in quanti modi viene banalizzata la nostra fede, deve trovare in noi dei vincitori, deve trovare in noi dei combattenti, altrimenti noi riduciamo la portata della vittoria di Gesù, questo mistero grande dell'eternità. Noi dobbiamo diventare profeti del Vangelo della misericordia e dobbiamo avere fede. Ma qui vorrei dirvi, non la fede dogmatica che adesso nella celebrazione eucaristica ci farà dire: credo nel Padre, credo nel Figlio, credo nello Spirito, credo nella Chiesa e ce ne andiamo a casa. No? Credo che il Padre, il Figlio e lo Spirito nella Chiesa hanno generato in me una fede carismatica, cioè operativa, che mi spinge fuori di qui a far sì che questa misericordia si faccia carne. Non è una fede che ti si dà. Thank you.
scoraggiano davanti alle loro bruttezze. Canta che lui è la bellezza. Troppi, troppi si lasciano abbattere dal diavolo per le loro impurità. Silenzio, perché questa ultima benedizione è quella missionaria, quella che ci invia. Oh,
il Giubileo. E cosa farai domani? Continuerò a vivere il Giubileo, perché questo stile che abbiamo vissuto oggi sarà lo stile che il Signore ci chiederà di vivere tutto l'anno. E allora andate e portate questo Giubileo e contagiate il mondo, l'umanità, di questa gioia e di questa grazia, perché questo ce lo chiede il Signore. Abbiamo visto, gustato, toccato con mano, adesso andiamo e portiamo a tutti questa grazia e questa gioia. Continuiamo la festa e mentre continuiamo ringraziamo tutti coloro che hanno lavorato, la segreteria, il volontariato, la corale, i fratelli del servizio, tutti, 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 ma in modo particolare ringraziamo Salvatore e gli diciamo davvero ti sei il nome di Dio. Condividiamo quello che ha detto la signora in parte. Davvero ti sei il nome di Dio, continua a farti stare dallo Spirito. Grazie di cuore, continuiamo a vivere questo momento di festa e di esultanza. Buon rientro, buon giubileo.